Eccoci qui ragazzi, bentornati a tutti voi in questo nuovissimo video. Ragazzi, subito partiamo, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun nostro nuovo contenuto e lasciate un bel like per supportarci gratuitamente. Inoltre troverete in descrizione proprio qui sotto tutte le informazioni riguardanti la realtà del bar del calcio e quindi subito con la nostra sigla. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde. Tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Allora ragazzi, oggi parliamo di un argomento molto semplice ma doveroso. Parleremo proprio, come potete leggere dal titolo, facciamo un resoconto fino ad ora del mercato della Lazio, perché comunque, beh, è un qualcosa di importante, c'è da parlare abbastanza perché comunque abbiamo già ceduto dei giocatori troppo troppo importanti, quindi partiamo subito dalle cessioni, ecco. Allora, diciamo che in 2 anni abbiamo fatto un casino in questa Lazio. Abbiamo riuscito a stravolto la rosa, soprattutto i titolari. Quindi abbiamo venduto l'anno scorso Milinkovic-Savic, per poi passare quest'anno a Immobile, Luis Alberto purtroppo e al grandissimo Felipe Anderson. Non a caso ho questa maglietta per omaggiare questo calciatore che io descrivo come la mia infanzia. Gli voglio davvero troppo bene a Pipe Anderson. Quindi è stata una bella botta per tutti noi tifosi della Lazio. Però c'è un però, ragazzi. Guardiamo anche l'età. Guardiamo l'età, ragazzi. Abbiamo venduto tutti i giocatori su per giù sui 30 anni, tranne Milinkovic. Milinkovic che se n'è andato l'anno scorso. Quindi, parlando di quest'anno, noi abbiamo dato via giocatori che hanno 30 anni all'incirca, ok? Quindi ci sta, darli via, ci sta cambiare. Bisogna vedere purtroppo un lato. Per esempio, Immobile, ragazzi, l'anno scorso lo vendevi a 30 milioni in Arabia Saudita. Quest'anno Immobile, la domanda è molto semplice. Immobile quest'anno ha dato tanto alla Lazio? Ne è valsa la pena non darlo l'anno scorso per 30 milioni di euro in Arabia? Purtroppo no. Era da dare l'anno scorso 30 milioni invece di 3 milioni quest'anno al Besiktas. Quindi diciamo che potevamo sfruttare meglio questa opportunità. Ovvio, col senno di poi siamo tutti bravissimi. Ovviamente il nostro Ciruzzo è una parte del nostro cuore, in ognuno di noi è presente il Ciro The King Immobile. Quindi diciamo che il suo addio era comunque in rampa di lancio, ecco. Quindi dopo l'addio di Immobile, che è giusto perché ragazzi effettivamente era finito, diciamo così, nella Lazio il suo l'ha fatto e effettivamente non serve più, come è brutto da dire, però non ha più utilità in questa Lazio. Quindi abbiamo dato via Ciro Immobile, abbiamo dato via Luis Alberto che comunque avrebbe fatto comodo ancora alla Lazio per un annetto o due, però vediamo anche il fatto che lui nello spogliatoio era tra quelli con più la testa calda, diciamo, il più mattacchione anzi, se non il più matto appunto, quindi ovviamente in modo goliardico.
Quindi Luis Alberto, un giocatore che era doveroso dirgli addio questa estate perché comunque il clima che c'è stato nello spogliatoio, certe dinamiche che magari non conosciamo, che portano appunto alla cessione di un giocatore come Luis Alberto. Mi ha sorpreso la sua cessione in Qatar perché papà sono mesi che mi diceva Luis Alberto quest'estate va in Qatar, io gli dicevo... No, in realtà è un anno che me lo dice, dalla scorsa estate mi diceva l'anno prossimo se ne va, l'anno prossimo se ne va in Qatar. Io dicevo, vabbè, pa, ma non penso proprio, cioè secondo me se ne andrà in Arabia Saudita insieme a Milinkovic, comunque gli conviene anche a livello di soldi, però effettivamente magari non se lo prende nessuno lì, ecco, purtroppo per lui. Comunque è andato in Qatar a guadagnare bene, questo. Alzo le mani, però secondo me in Arabia magari poteva fare un campionato un po' più divertente, ecco, diciamo così, avrebbe avuto l'opportunità di giocare insieme a Milinkovic o contro Milinkovic. Quindi ecco, mi ha sorpreso il suo arrivo in Qatar. Poi Felipe Anderson se ne è voluto tornare a casa, scelta che ha il mio rispetto, assolutamente condivisibile e ci sta assolutamente. Passando per poi anche Maximiano che abbiamo ceduto all'Almeria, mi pare se, o Almeira, Almeria, vabbè regà, è un casino pronunciare quella squadra, non mi ricordo dove sta la I. Quindi abbiamo venduto Maximiano, finalmente ce lo siamo levati dalle scatole a titolo definitivo, uguale Raul Moro, un giocatore che la Lazio magari prometteva bene, però purtroppo adesso, se non sbaglio, 21 anni. Comunque il suo avrebbe dovuto già dimostrare e non l'ha fatto, quindi la sua cessione è giusta. Adesso passiamo però a un argomento importante perché prima di passare agli acquisti parliamo un attimo dei possibili giocatori che se ne potrebbero andare dalla Lazio, no? Per esempio un Kamenovic, un Akpakpro, un Fares, un Basic. Così, ok, quindi poi magari faremo un video anche a parte su questo, ne approfondiremo meglio nei dettagli volendo. Passando adesso per gli acquisti, possiamo vedere subito un calo tecnico, un calo del tasso tecnico della squadra Società Sportiva Lazio, purtroppo, perché con l'addio di Luis Alberto, anzi con l'addio di Milinkovic e di Luis Alberto poi, diciamo che il tasso tecnico della Lazio è quasi scomparso, scomparso, era rimasto Felipe Anderson anche se n'è andato, adesso chi c'è rimasto? Isaksen, per me anche un po' Rovella, Sana Fernandez, però ecco la qualità che dava il mago Luis Alberto a questa Lazio è da riacquistare in qualche modo effettivamente, quindi... io mi aspetto ancora oggi un acquisto sotto questo punto di vista. Mi serve un giocatore, ecco, per esempio Castrovilli, no? Castrovilli è un giocatore tecnico, sì. Però mi aspetto ancora qualcosa in più da questo mercato. Io vi dico, mia ipotesi, mio pronostico, la Lazio farà un altro nuovo acquisto, forse un altro nelle ultime ore di calciomercato. Vi dico così, secondo me. Poi, gli acquisti. Noslin, un acquisto lo giudico in maniera molto diretta. Hai pagato 9 milioni, un giocatore che ha giocato 6 mesi in Serie A. Ok, da gennaio a giugno che è andato bene, molto bene. Hai pagato 9 milioni un giocatore così. Allora, adesso è da vedere perché. Comunque, Noslin gioca sia esterno che punta. Vi dico, Tijani Noslin, che cosa può dare a questa Lazio? Lo scopriremo, perché semplicemente Noslin non mi sembra un giocatore poco qualitativo, eppure, a ritiro, ragazzi, ci ho avuto un'impressione brutta. Vabbè che magari pure la forma fisica che c'aveva pessima, dunque doveva ancora entrare nei suoi giri, possiamo vederla anche così. Però quello che volevo dire,
è che Noslin può essere tranquillamente un nuovo Piontek che viene in Serie A, ti fa una stagione fantastica. Noslin, anzi, pure di meno, quindi 6 mesi, ragazzi. Piontek almeno un anno. Ti fa una stagione incredibile, poi. Ragazzi, come la dobbiamo vedere? Io scommesse del genere sinceramente non li prenderei, ok? Mi butterei più su, lo so che sono ruoli diversi, però per esempio Stanks, che è un giocatore che ti ha fatto 18 assist in Liga olandese, quindi diciamo che effettivamente al Feyenoord lui comunque è una squadra molto affermata che ha dimostrato molto e è un acquisto che tu vai a fare e dici comunque è un giocatore promettente che si è confermato in lungo termine e allora lì ti dico va bene, è una scommessa perché comunque lo fai venire in un campionato come la Serie A che è tosto e ti dico va bene, è una scommessa, tanto questa è una Lazio all'insegna delle scommesse, delle promesse, la botta di fortuna dello dito, in poche parole, no? Speriamo ovviamente che anche questa volta gli vada nel modo giusto, speriamo per la nostra Lazio, ecco. Quindi, ora è da vedere, perché Noslin 6 mesi in Italia è da vedere un attimo, perché può andare bene, può andare male. Si sta ambientando molto bene con i calciatori e con i tifosi, non parla purtroppo ancora italiano. E questo purtroppo sarà un limite che avrà lui, avrà per esempio anche Dele Bashiru, Tavares, quindi anche questo non è un punto da ignorare. Infatti, piano piano, comunque, questo sarà sicuramente lavorato meglio questo aspetto. Poi, mi aspettavo sì di più da Nostri in 6 mesi, ragazzi, un po' almeno. Pensavo lo parlasse, ma vabbè che l'italiano è difficile, però comunque lo capisce, più o meno lo capisce. Io gli ho dovuto parlare in inglese, però comunque capisce un po' l'italiano, diciamo. Passiamo al secondo acquisto con Chaouna. Chaouna, ragazzi, è un esterno che non capisco. Cioè, corre, sa crossare, però ragazzi, sei calato. Cioè, sei una Lazio che vedi un Felipe Anderson che avevi, ti ritrovi con Chaouna. Io rimango un po' perplesso, un po' tanto perplesso. Il prezzo comunque ci sta, l'acquisto è stato fatto in maniera consona a, diciamo, qualità-prezzo, però c'è da dire che un giocatore come Chaouna ha giocato già di più in Serie A e non è male, però ragazzi, io rimango un po' perplesso come ho detto poco fa. Non mi aspettavo un po' di più da Lotito, sinceramente. Comunque, dato via, diciamo, hai perso Felipe Anderson, non te puoi presentare con Chaouna, secondo me. Un Greenwood la ci voleva, purtroppo, è andato all'Olympique Marsiglia. Un giocatore del genere, secondo me, servirebbe lì. Poi, passando al terzo acquisto, Dele Bashiru. Ragazzi, Dele Bashiru è stato preso per sostituire, secondo me, da quello che ho visto io, Milinkovic. Calma, non vi agitate, sentite bene tutto prima. Allora, Dele Bashiru, per quanto mi riguarda, è un giocatore pesante, ok? Che non è tecnico molto, ma ha un ottimo passaggio e un ottimo tiro. Sa difendere, è una branda, detto romano, è molto fisico. Quindi lo vedo molto alla Milinkovic in questa Lazio. Diciamo che ovviamente non ha assolutamente, non è nemmeno un'unghia di Felipe Anderson. Però diciamo il senso, lo scopo di questo acquisto è ricoprire il ruolo di Milinkovic, secondo me. Poi io vi dico che ho belle sensazioni, molto buone sensazioni su Dele Bashiru. Molte buone sensazioni su Dele Bashiru. Perché l'ho visto giocare e ok che siamo in preparazione e tutto, proprio per questo vi dico che tenendo conto di questo è un giocatore che ci potrebbe far divertire, potrebbe magari non quest'anno, il prossimo anno potrebbe esplodere in modo positivo ovviamente. Poi io penso l'acquisto più buono che abbiamo fatto in questa sessione di mercato è Nuno Tavares. Nuno Tavares è un acquisto che molto semplicemente
Hai preso con, diciamo, con i giusti soldi e hai fatto un ottimo acquisto. Ragazzi, hai fatto davvero un ottimo acquisto con Tavares, mi piace molto. Fisicamente regge, è un buon terzino e soprattutto corre. Sa crossare, sa fare i passaggi, perché ragazzi, il ritiro da Alonso, nemmeno il Torello, dopo tre passaggi, tre ragazzi, tre passaggi. Il torello finiva perché perdevamo palla, ragazzi. Si alzava la palla oppure veniva rubata da chi era al centro del torello. Questa cosa è imbarazzante. Per questo dico che c'è da comprare qualcuno, perché così non si può, non si può. Quindi, Tavares, un ottimo acquisto. Sì, secondo me è l'acquisto migliore che abbiamo fatto in questa sessione di mercato. Detto questo, ragazzi, penso di non essermi dimenticato nessuno perché abbiamo detto Nosrin, Chaouna, Dele Bashiru e Tavares. Manca l'ultimo che è Gaetano Castrovilli, e qui c'è da parlare perché Castrovilli è un acquisto appunto tecnico con un buon piede, una buona fetta, quindi. Ti crea un po' di stile in questa rosa, perché effettivamente adesso manca proprio lo stile di gioco a livello di divertimento, manca la magia che ti dava Luis Alberto, che ti dava Felipe Anderson, e speriamo di riacquistarla un po' con il tempo con qualche giocatore carino. Quindi Gaetano è un acquisto che, scusate, Gaetano Castrovilli, perché sennò sembra il giocatore del Napoli. Gaetano Castrovilli è un acquisto che a me piace, soprattutto perché ha parametro zero, quindi ci sta tutto, ragazzi, secondo me. Vedremo un attimo, purtroppo l'unico problema è che si infortuna troppe troppe volte, però magari alla Lazio succede il miracolo. Poi manca l'ultimo acquisto che è Cristobal Muñoz. Cristo Muñoz è un giocatore che è molto interessante, preso dal Barcellona. E promette molto bene, è stato, diciamo, scartato dal Barcellona, però ragazzi, non dovete vederlo come uno scarto, dice, non lo vuole il Barcellona, allora è una pippa. Ragazzi, il Barcellona, Real Madrid, queste squadre sfornano calciatori che sono troppo troppo forti, ma comunque sia li danno via. Perché per il livello di rosa che ha il Barcellona, loro solo fenomeni hanno, quindi giocatori normali o che potenzialmente sono giocatori come Zaccagni, sono comunque giocatori di qualità, anche se uno li dà via, come ho appena detto. Quindi, comunque sia, Muñoz è un giocatore che è interessante e bisogna aspettare che possa fare qualcosa di buono. Sono fiducioso nei suoi confronti, sì. Ragazzi, detto questo, vi ricordo appunto di lasciare un bel like per supportarci. Ci vediamo domani con un nuovo video. È stato un gran piacere passare questi minuti insieme a voi. Grazie mille ancora per il supporto che ci date ogni giorno. Grazie mille ancora per i 10.000 iscritti. Vi mando un grandissimo abbraccio e un bacione. Ciao ragazzi, a domani.